Allora, io sono la Margherita e sono quella e sono l'insegnante. La Valeria è la mia assistente, un'assistenza di grandissimo stile. Allora andiamo a fare per prima cosa il lievitino e abbiamo la farina, piccola parte di lievito di birra e l'acqua. Andiamo naturalmente a fondere il lievito di birra con l'acqua, dopodiché basta amalgamare bene gli ingredienti. Cominciamo col raccogliere la farina. Ecco, l'impasto è già amalgamato bene. Come si vede è un impasto decisamente duro, sodo. Adesso lo andiamo a coprire con una ciotola e lo lasciamo lì per 8-10 ore. Sono passate le 10 ore, come vedete il lievitino si è molto allentato. Quello che io devo fare adesso è prendere la farina, fare la solita fontana. Ecco, nella fontana andiamo a spezzettare il lievitino. Vado a mettere l'acqua. Metto le dita dentro al lievitino che ho messo nella fontana e le apro proprio per riuscire a sminuzzarlo il più possibile. Il lievito di birra lo andiamo ad aggiungere anche lui in questa fase. Adesso io raccolgo un poco di farina dall'interno dell'anello e adesso vado ad aggiungere il sale, l'olio. Adesso vado a coprire la solita fontana. Questo è un pane a pasta dura e la pasta deve essere dura perché altrimenti non giustifica il nome. Questo serve solo per compattarlo, non ha nessun'altra funzione nell'impasto. Allora, adesso la prima cosa, per qualsiasi formato noi vogliamo fare, si parte da una pallina dalla quale noi andiamo a tirare una pastella che andiamo ad arrotolare formando un filoncino. Ecco, la base è sempre questa. Questi filoncini vanno schiacciati così e poi vanno girati e assottigliati. Questa in gergo è una pastella. Da queste pastelle poi si vanno a formare tutti i formati. Ecco, adesso noi cominciamo dai vari formati. Possiamo cominciare intanto da più facile, che è questo. La vado ad arrotolare fino in fondo. Questo è un barilino, la falda va rigorosamente sotto e va schiacciato. Questo è un barilino. Andiamo al secondo molto facile, che è il carciofo. Io vado a fare una specie di frangia.
Adesso ne dobbiamo arrotolare seguendo questa linea. Con un pizzico blocco la pastella, poi faccio una pressione verso il basso. Questo sarebbe un carciofo. Adesso noi le posizioniamo sulle teglie da forno. Dopo le mettiamo in fermentazione dove staranno circa 3/4 d'ora. Io adesso taglio questi che vanno tagliati. Non si taglia con la lametta così pari, ma si taglia con la lametta così. Guardate, ecco, proprio delle passatine leggere e il panino, vedete che si apre. Questo è il taglio che si fa abitualmente. Adesso questo pane va dentro sui 210 e sta dentro la crocetta, penso, 25 minuti. E invece questo è un po' più grosso, penso 30-35 minuti.